deve lavorare ancora tanto, l'ha visto oggi, lui magari ha detto in conferenza che era già pronto per giocare, però avendo fatto pochissime, forse non ha fatto nemmeno un amichevole con la Sampdoria, ma solo alcuni allenamenti, ha bisogno di mettere nelle gambe tanta tanta benzina. Per quanto riguarda la lista UEFA, è stata presa una decisione riguardante Emerson o Gerson e perché? Già ce l'ha lei la lista? No. Ah, allora quando verrà comunicata lei lo saprà. Sicuramente valuteremo anche il fatto che Emerson è un giocatore che rientrerà verso novembre, giustamente ci saranno poche partite alle porte, se dovessimo decidere magari potrebbe essere lui tra virgolette quello sacrificato, ma ha una logica, lo dice uno che ha fatto l'Europa League ma l'ha fatto con pochi uomini, con tanti ragazzini, ha avuto grandi difficoltà, per quello dobbiamo mettere dentro giocatori che stanno principalmente in questo momento bene. Castan è più di un quinto difensore? No, Castan è un ragazzo che voleva a tutti i costi rimanere, io l'ho preso sempre in considerazione, abbiamo scelto insieme alla società non avendo fatto altri siti, non avendo avuto l'opportunità di prendere altri giocatori, contentissimo di averlo, prima di tutto per la sua grande disponibilità, per la voglia di mettersi a disposizione della squadra come ha fatto oggi anche da terzino. Il fatto di aver schierato anche oggi De Frel esterno alto a destra, è un'indicazione di quello che sarà il suo impiego nel futuro? Si lega anche alla condizione fisica di Schick. Non avendo tanta condizione, in questo momento devo insistere su certi giocatori e giustamente De Frel. Adesso a questa squadra serve più come esterno che come primo punto. Grazie.